Buongiorno, venerdì 30 dicembre, andiamo a vedere subito insieme quali sono i fatti in primo piano oggi sui quotidiani nazionali e locali. Partiamo oggi dal mattino, dall'emergenza meningite perché dopo il morto di ieri, il ragazzo di 18 anni di Agerola ce n'è un altro, il mattino titola così, altro morto a Napoli. Un uomo di 46 anni ucciso dalla febbre in casa ha confermato il virus per il 18-enne di Agerola. Un bollettino di guerra. Il ragazzo salvato al Cotugno, un bimbo di 22 mesi deceduto a Firenze. Le autorità comunque tengono a precisare che non è emergenza. Dunque dopo il 18-enne di Agerola, eh, morto di meningite all'ospedale di Castellammare, un altro caso mortale a Napoli. Il personale del 118, chiamato per l'emergenza, ha potuto solo constatare il decesso avvenuto nella sua abitazione nel quartiere Fuori Grotta. Immediata è scattata la verifica. Per accertare la presenza di Meningo Cocco. La certezza potrà arrivare solo nelle prossime ore dopo le analisi. Ma il bollettino di guerra che sta allarmando l'Italia fa registrare anche una vittima a Firenze dove è morto un bimbo di 22 mesi che non era stato vaccinato. Intanto andiamo a vedere. Al termine della giornata di ieri, che cosa è accaduto al diciottenne di Agerola che, eh, di cui saranno fatti i funerali oggi probabilmente a Castellamare? Vediamo. Positività a Neisseria meningitidis. La diagnosi è impietosa. Sebastiano Petrucci è stato ucciso dalla meningite e così dopo Firenze e Genova l'allarme ormai nazionale e arriva anche in Campania. È morto di meningite il 18-enne di Agerola, giunto in gravi condizioni all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati dal nosocomio Stabiese in collaborazione con l'ospedale Cotugno di Napoli che ha accertato la positività per Neisseria meningitidis. A comunicarlo è l'AS Napoli 3. Alla quale fa capo l'ospedale San Leonardo di Castellammare. Il Dipartimento di Prevenzione ASL si è subito attivato per effettuare l'indagine epidemiologica e tramite il servizio di epidemiologia e prevenzione ha immediatamente contattato e predisposto la profilassi e le misure di sorveglianza previste e riservate a tutti coloro che hanno avuto contatto stretto con il paziente, adoperandosi anche per l'individuazione di eventuali contatti ad alto rischio. L'azienda sanitaria ribadisce che non esiste una situazione di emergenza. Intanto il dolore è Concerto da Gerola, il paese di Sebastiano, dove le farmacie sono state letteralmente prese d'assalto e sono state ultimate le scorte antibiotiche. È scoppiata la psicosi, annullati tutti gli eventi per Capodanno e per le festività in paese. Ancora sulla prima del mattino, la, ieri la conferenza di Gentiloni, continuo le riforme di Renzi, taglio Irpef, non mi impegno. Il governo andrà avanti con le riforme di Renzi perché non abbiamo finito e non abbiamo scherzato. Nel corso della conferenza stampa di fine anno il premier Gentiloni ha poi spiegato che le parole chiave sono lavoro, sud e giovani. Sul taglio dell'irpef però ha precisato non mi impegno. E ancora a Centropagina a San Gregorio Armeno, trolli e paura chiude la storica via dei pastori nel pieno delle festività natalizie. La stradina famosa in tutto il mondo in questi giorni invasa dai turisti è chiusa, vedete questa è la foto, per il crollo di calcinacci da un palazzo, chiuso anche un tratto di strada e alcune botteghe. Ritorsione contro le interferenze nel voto USA, la vendetta di Obama, via 35 diplomatici russi. La vendetta di Obama agli hackeraggi russi che hanno inquinato le presidenziali vinte da Trump è arrivata. 35 alti ufficiali russi appartenenti al corpo diplomatico sono stati espulsi, le persone non gradite avranno solo 72 ore per lasciare insieme con le loro famiglie gli Stati Uniti. E poi, a piede pagina, il killer Amri cercava un treno per Napoli. La ricostruzione della fuga del terrorista dopo l'attentato di Berlino. Lo stragista ucciso a Sesto San Giovanni voleva raggiungere Napoli prima di essere eh, beccato a Sesto San Giovanni e quanto emerge dalle indagini sui movimenti e le coperture che il terrorista aveva in Italia, proprio alla stazione milanese Abrì chiese ad un giovane salvadoregno dove avrebbe potuto prendere un treno per Napoli o comunque per il sud. Febbre da Real? 4.000 ticket via in mezz'ora, Champions, esauriti i biglietti delle tribune. Lunedì 9 in vendita ai distinti e la febbre in vista della partita con il Real Madrid. Per la sfida del 7 marzo si è aperta la corsa ai biglietti. Usciamo dal, dalla prima di, del mattino, andiamo a prendere la prima di Repubblica Napoli. Sprechi a Bagnoli chiesti 393 milioni di risarcimento. La curatela fallimentare cita i manager dal 2002 al 2014. C'è stato un uso distorto della società del Comune. De Magistris sui debiti post-sisma paghi il governo. Ieri la doccia fredda per Palazzo San Giacomo. E intanto è arrivata anche la maxi richiesta di risarcimento pari a 393 milioni di euro. Tutti quelli che hanno portato al fallimento nel 2014 la Bagnoli Futura, la partecipata del Comune, sono chiamati dunque a pagare i danni, il motivo, un uso distorto della società che ha sostenuto negli anni i costi estranei allo scopo per cui era nata. Intanto eh, il pignoramento del comune, 125 milioni di euro. Per i debiti post-terremoto il sindaco non ci sta, dice paghi il governo. Vediamo questo servizio. Un atto di pignoramento da 125 milioni di euro. A tanto ammonta la cifra disposta a danno del Comune di Napoli per debiti ereditati dal post-terremoto. Soldi per opere che il Commissariato straordinario per il Sisma del 1980 ha affidato al Consorzio Ricostruzione 8, autore di lavori di ricostruzione in base alla legge 219. Spettanze non pagate dallo stesso Commissariato di Governo e dalle giunte che si sono susseguite in piazza Municipio dopo la fine del commissariamento a rischio ci sono gli stipendi dei dipendenti di Napoli Servizi principale azienda municipale l'amministratore unico Domenico Allocca ha comunicato che a causa dei ritardi dei trasferimenti dei fondi da parte dell'amministrazione comunale il 30 sarà erogato a tutti i dipendenti un acconto delle competenze spettanti per il mese di dicembre nella misura di 350 euro va chiarito che questi debiti sono nella quasi totalità delle amministrazioni precedenti e dello Stato a quella guidata da Luigi De Magistris si imputerebbero appena 3-4 milioni ma adesso rischia un clamoroso buco finanziario. Noi l'affrontiamo con la giusta determinazione, con la giusta tranquillità, ribadendo chiaramente che non solo non, non è nostra responsabilità, ma anzi paghiamo come città errori, nefandezze e scelleratezze il passato, supereremo anche questo momento difficile con la capacità che ci contraddistingue la tenacia. La determinazione e ovviamente il governo si assuma le sue responsabilità. Torniamo a Napoli sulla prima di Repubblica Campania, Stadio Tiromancino e Clementino, la festa tra il plebiscito e il Lungomare, tutto pronto per il concertone di Capodanno. Quest'anno il party per l'ultimo giorno dell'anno coincide con il compleanno di Radio Chischisse, e l'emittente radiofonica. Brinda ai 40 anni, due le location, Piazza Plebiscito e Il Lungomare. Una maratona musicale che inizierà ufficialmente alle 21. Andiamo a vedere il programma. Si preannuncia un capodanno strepitoso a Napoli. Parole del sindaco Luigi De Magistris nel presentare il ricchissimo programma per la notte di San Silvestro. Si comincia con il concertone di Piazza del Plebiscito dove si esibiranno gli Stadio, i Tiro Mancino e Clementino. Si proseguirà con i fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo, poi ancora tanta musica con ben cinque palchi allestiti tra Borgo, Marinari e Nalbero. E poi la più grande discoteca all'aperto d'Europa. Ci aspettiamo un fiume di napoletani e turisti per una città che sta vivendo. Vivendo un momento magico, una capitale dell'accoglienza, una città piena di gente per strada che vuole vivere la città, che vuole sconfiggere ansie e preoccupazioni che ci sono nel mondo perché si vive un momento molto difficile, soprattutto dopo la tragedia di Berlino, ma non solo quella di Berlino. Napoli vuole dimostrare di essere una città che punta tutto sulla cultura e sul turismo, sulla creatività e l'energia della nostra città. Stiamo dimostrando tanta umanità e solidarietà di cui c'è tanto bisogno nel mondo in questo momento e soprattutto un fine anno anche di spensieratezza perché come ogni anno anche il 2016 è stato un anno duro e difficile, anche in questi giorni stiamo lavorando su tante problematiche. Andiamo a vedere cosa accade in regione Campania invece. 600 milioni per salvare Leav De Luca, tutelati 3.000 posti di lavoro, via libera dal Consiglio regionale all'uso dei fondi <coughs> scusate del governo. Renzi, abbiamo salvato 3.000 posti di lavoro nella più grande azienda della Campania. 20.000 posti se consideriamo tutto l'indotto. Ora l'EAV diventerà la prima azienda trasporti in Italia dopo cinque anni di chiacchiere del centrodestra in consiglio regionale passa la delibera che assegna 600 milioni stanziati dal governo Renzi per salvare per sanare i debiti della holding trasporti campana e Vincenzo De Luca esulta se non avessimo deciso dal 1 gennaio avremmo dovuto portare i libri in tribunale abbiamo salvato l'Eav e un numero enorme di aziende creditrici con i relativi dipendenti evitando un disastro sociale c'è chi decide di prendersi la responsabilità di salvare l'Eab e chi decide di non farlo. La delibera passa con 25 voti del centro-sinistra mentre i 5 Stelle si astengono e il centrodestra dell'ex presidente Caldoro vota no. Abbiamo compiuto un passo importante e sottolinea Gianluca Daniele del PD sia per la salvaguardia dei posti che per i cittadini. Ora sono annunciati anche 18 milioni della regione per investimenti. Siamo Orgogliosi prima della giunta De Luca, sottolinea Cascone, eh, proprio presidente della commissione trasporti, c'erano solo chiacchiere, proprio come è avvenuto per l'EAV bus, lasciata fallire, abbandonando i lavoratori al loro destino senza il TFR. Intanto però c'è ancora mh, attrito tra la segreteria PD e il mh, presidente De Luca. Tartaglione attacca la segretaria. Luna di miele finita con il governatore. I risultati in campagna del referendum costituzionale hanno detto che per quanto riguarda l'amministrazione regionale, come è fisiologico, si è concluso il periodo della luna di miele. Ora serve maggiore dialettica. Tra giunta e partito, così assunta Tartaglione, segretario regionale del PD, lancia l'attacco al Presidente De Luca aprendo l'assemblea del PD Campano davanti ad una sala purtroppo semi vuota. Ora comincia una nuova fase, ha aggiunto, in cui i cittadini daranno il proprio giudizio solo sulla base del lavoro svolto. In quest'anno alcune cose buone sono state fatte, ma tanto resta da fare. Su alcune questioni decisive, per esempio la sanità, il trasporto, il grande tema del lavoro, dobbiamo essere più incisivi, dice la Tartaglione. E a anche su Repubblica, vedete se, fulminante Sebastiano morto in onore, il laboratorio del Cotugno analizza il sangue del diciottenne e conferma neanche il tempo di intubarlo. Quindi un meningococco particolarmente aggressivo. Che giustifica in qualche modo anche l'allarme che si è creato ad Agerola in queste ultime ore. Andiamo a prendere la prima pagina del mattino di Benevento. E a Benevento anche insomma, ci sono problemi con i conti, la Giunta ha deciso di dichiarare il dissesto finanziario del comune. La delibera dell'esecutivo Mastella arriverà dopo la relazione dei revisori dei conti, Pepe, ex sindaco molto polemico. L'amministrazione ha deliberato ieri mattina assente la vice sindaco Mazzoni. Dunque il primo passo è compiuto, la Giunta prende atto di questa situazione e dichiara il dissesto. Vediamo il servizio. C'è una data, l'11 gennaio. Entro quel termine, ormai con tutta probabilità, il Consiglio Comunale di Benevento sarà chiamato a esprimersi sul dissesto e dunque sarà bancarotta. Ormai praticamente certa la roadmap, in mattinata alla riunione dei capigruppo, poi nel pomeriggio ci sarà la giunta che si esprimerà sul caso e poi il Consiglio dell'11 gennaio che voterà il dissesto. Se nei giorni scorsi l'ipotesi bancarotta pure era stata messa di nuovo in discussione, dopo che intorno a settembre già veniva data per certa, ad oggi le speranze di un Epilogo diverso sono ridotte praticamente all'umicino. Pesa come un macigno la relazione dei revisori dei conti, che di fatto accerta un monte elevatissimo di passività. Tra debiti già riconosciuti, circa 50 milioni, quelli fuori bilancio che sono 3 milioni, disavanzi di amministrazione e anticipazioni di cassa che negli ultimi tempi sono state praticamente l'unica strada utilizzata dal comune per pagare. In questa situazione, secondo i revisori, è quasi impossibile raddrizzare la barca con metodi convenzionali, e cioè con un nuovo piano di riequilibrio finanziario e con l'allenazione dei beni immobili, visto che già in passato si è rivelata un flop. Dunque la strada sembra ormai tracciata. Dopo le feste al 99%. Sarà di sesto. E ancora Benevento Del Basso confermato da Gentiloni. Ieri il Consiglio dei Ministri, sottosegretario ai trasporti. Conserva appunto la delega alle infrastrutture ai trasporti. La riconferma era una delle cose certe da cui partire per la rosa dei sottosegretari. Ieri è arrivata la nomina di Umberto Del Basso De Caro nel governo Gentiloni. E poi il maltempo, rischio neve, gelate, task force dei comuni in previsione di un possibile peggioramento della situazione meteorologica, molti comuni del Sannio hanno provveduto ad allertare la popolazione già da mercoledì sera, poi ieri mattina si sono, fatti, sono infatti susseguiti gli avvisi per tenere aggiornati i cittadini. La protezione civile prevede pre precipitazioni nevose già a 500 metri, perciò i comuni interessati hanno posto in essere le dovute misure. Intanto Mastella ha deciso e farà discutere anche quest'altra ordinanza, botti vietati per fine anno in centro storico. Dunque arriva un blocco all'utilizzazione dei botti ma solo nel centro storico della città. Dunque un blocco limitato a questi due ultimi giorni dell'anno che fanno registrare una più consistente esplosione. Uh, ieri mattina da Palazzo Mosti è stata emanata un'ordinanza finalizzata appunto alla tutela delle persone e anche degli animali dai possibili danni derivanti dall'utilizzo dei fuochi, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici. Chi più ne ha più ne metta in questo periodo. Usciamo dal mattino di Benevento, andiamo a prendere la città di Salerno. E qui c'è una decisione del TAR che ha consentito ai mercatini di restare aperti. Come ricorderete, eccola qui la prima pagina. Come ricorderete, i mercatini erano stati chiusi, era arrivata l'ordinanza del comune. E dunque, eh, andiamo a vedere questo servizio. Resteranno aperti i mercatini di Natale di Salerno a deciderlo, il presidente del TAR che ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Lentini per conto di Buongiorno Italia, società che si è aggiudicata la gestione delle casette di legno installate in diverse zone della città. Sospesa dunque la determina del Comune di Salerno, che martedì scorso aveva revocato la giudica Buongiorno Italia per gravi inadempienze contrattuali. Il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, la mancata comunicazione dell'elenco degli operatori a fronte dei quali esigere la scia sanitaria e il non aver coperto un'area, quella del Lungomare Marconi, indicata nel bando di assegnazione. Come prevede il procedimento, abbiamo fornito al Comune la lista scia sanitaria inviata a Mezzo PEC per email. Forniamo anche le planimetrie per dare modo all'amministrazione di provvedere al calcolo della TOSAP secondo i coefficienti delle zone. Poi ci vengono fatte le contestazioni che conoscete, a dirlo Francesco Ferrara di Buongiorno Italia, che ha voluto fornire una sua precisazione su cosa è accaduto in merito alla questione della revoca avviata dall'amministrazione per quanto riguarda l'appalto per l'allestimento dei mercatini di Natale. Questa mattina abbiamo notificato il ricorso al TAR per la revoca ricevuta tramite l'avvocato Lentini, ricorso accolto dal TAR della Campania. Quindi i mercatini resteranno aperti fino al 10 gennaio. Una buona notizia dunque per Buongiorno Italia, che si difende dalle contestazioni mosse dall'area amministrativa del comune di Salerno, anche per tutelare le decine di commercianti che hanno investito per essere presenti in città durante la manifestazione Lucida Artista. Ma non si esclude che il braccio di ferro vada ancora avanti. E ancora nel Salernitano, le tragiche festività degli ultimi muore di freddo a 48 anni nel rudere cadente. Lo hanno trovato morto ieri mattina in un edificio abbandonato in via Matteo Ripa, a pochi passi dal centro di Battipaglia, tra degrado e sterpaie. La vittima è un straniero, Jacek Grizak, 48 anni. Era di origini polacche, ma viveva a Battipaglia da diversi anni. E dunque la prima vittima di questo freddo terribile in questi giorni che ovviamente sono sempre gli stranieri, gli ultimi, i senza tetto. Usciamo dalla città di eh, Salerno, usciamo proprio dai quotidiani di carta stampata, andiamo a prendere il nostro portale 8pagine.it E ovviamente il primo piano è dedicato all'allarme meningite. C'è un, un altro morto in Campania. Questo la vedete la foto in primo piano. È quella del ragazzo di Agerola che è morto ieri, e poi ancora la cronaca partiamo da Avellino, dalla pagina di Avellino. Stir, il coraggio di Atripalda si oppongono all'ampliamento. La mozione ha raccolto l'unanimità in Consiglio Comunale nella cittadina del sabato. Altre volte è uscita allo scoperto. L'amministrazione ha votato contro l'ampliamento dello stir di piano d'Ardine, un messaggio forte e chiaro contro l'inquinamento. Resta ancora poco chiara la posizione del comune di Avellino che però non si è espresso sul tema. O meglio i consiglieri PD nell'ultimo Consiglio comunale non hanno votato contro l'ampliamento. Dello Stir di Piano Dardini è di fatto assecondando le direttive regionali. Una regione che non accetta un confronto con cittadini e comitati denunciano appunto, i eh, cittadini che si battono per evitare appunto, che arrivi altra immondizia nell'impianto di eh, trattamento di Piano Dardini. a Monte Abbiamo un bel video che vi invito a m, guardare sul nostro portale. In auto, fra boschi incantati. Avellino, vietata ai cani. Eh, C'è il sondaggio tra i cittadini che appunto sono m, padroni di eh, cani. Capodanno, allevi. Così infiammerò la notte avellinese. L'artista è pronto per lo spettacolo di questa sera c'è tutto il programma sul nostro sito ma vediamo questo servizio domani il grande evento per chiudere la rassegna natalizia Avellino ex post, Giovanni Allevi pronto ad esibirsi in Irpinia e intanto manda un messaggio d'amore agli Avellinesi lo so domani ad Avellino farà freddo, io mi ritroverò davanti un pianoforte ma vicino al cuore della gente ce la metterò tutta affinché la mia immaginazione possa scaldare il cuore dei sognatori che spontaneamente si avvicineranno il programma della serata si aprirà alle 18:00, il primo a salire sul palco montato tra via Mancini e via Matteotti Sarà Lino D'Angio, attore, autore teatrale, televisivo, imitatore. In contemporanea saranno allestiti banchi di assaggio con degustazioni guidate, gratuite, di vini e prodotti tipici irpini a cura dell'AIS, l'associazione italiana sommelier. Nell'area degustazione saranno coinvolti i produttori locali e sarà arricchita da uno spettacolo di proiezioni, luci e suoni in tema natalizio. Dopo D'Angio alle 19.30 salirà sul palco il gruppo di musica popolare Sette Bocche, chitarra, fisarmonica, flauti, basso, percussioni, danze e tamburelli. Intorno alle 21.30 sarà la volta del conservatorio di Avellino con l'orchestra di 35 elementi diretta dal maestro Massimo Testa, composta da archi, fiati, percussioni e pianoforte. Dopo il clou con l'esibizione di allevi, il finale sarà riservato ai più giovani con un DJ set. E chiudiamo con lo sport. Fine settimana particolarmente intenso. Andiamo a vedere cosa accade a Benevento. Benevento Pisa, ecco i convocati: Falco c'è, recuperato anche Iachimoschi, non convocato per Frosinone. Al termine della seduta di allenamento di ieri, il tecnico Baroni ha diramato l'elenco dei 22 calciatori e dovremmo avere un servizio. Prego la regia di mandarlo in onda. Quella di domani sera sarà l'ultima partita di un anno indimenticabile. Baroni e di calciatori vogliono assolutamente che sia una festa e lo sarà sicuramente, senza condizionamenti, anche se Baroni sarà costretto ad ascoltare il parere dei medici prima di comporre l'undici da mandare in campo e che sarà annunciato soltanto all'ultimo momento. In pratica aspetta Falco che gli hanno assicurato che può farcela ed infatti è stato convocato e chiede uno sforzo a Buzegoli che potrebbe essere utilizzato in un centrocampo a tre proprio per essere maggiormente supportato. Il modulo potrebbe essere il 4-3-1-2, un trequartista che appunto dovrebbe essere il Messi del Salento e due punte per scardinare la difesa meno battuta del campionato di Serie B. Del reparto centrale in panchina, gloria per i giovanissimi Volpicelli e Donna Donnarumma, considerato che De Falco è infortunato. Il pubblico è pronto a dare una mano. Tutte le componenti, dopo che l'arbitro Gersini di Genova ha reso a Maria, Frosinone, Panettoni e Torroni, vogliono assolutamente chiudere il 2016 con un successo che avrebbe benefici importantissimi anche per la classifica oltre che per il morale. Subito dopo il match via libera le meritate e sospirate vacanze con la società che invece dal suo canto darà il via alle operazioni di mercato delle quali finora non si è opportunamente parlato per evitare distrazioni di sorta. E ancora la serie B, andiamo a vedere in casa bianco verde cosa accade. Vivarini l'intervista sul nostro portale Avellino Solido e quei due là davanti. Novellino carica l'avellino e fa chiarezza sul futuro di Verde. Arriva Latina Avellino, il tecnico recupera una pedina e scherza parlando di Manchester City. Andiamo a vedere questo servizio. Riscattarsi dopo la sconfitta di sabato scorso al Partenio Lombardi contro l'Avellino. Chiudere in bellezza il 2016. La Salernitana è pronta alla sfida casalinga con il Perugia. A scandire il conto alla rovescia per la partita in programma domani alle 15. La Rechi le dichiarazioni rese al sito ufficiale dei Granata da parte del tecnico Bollini. Ci aspetta una gara delicata. Scenderemo in campo per fare una partita tutta cuore e grinta. Tutti insieme con grande compattezza ha esordito il mister Mantova. Veniamo da due risultati da sfatare e vogliamo farlo con carattere e sudore in campo. Deve essere questa la nostra caratteristica contro una squadra che sa esprimere un buon calcio e che ha numeri importanti. Questa mattina l'Avellino ha invece rifinito a porte chiuse la preparazione in vista del match di domani sera al Francioni contro il Latina, incassando il recupero in extremis di Gonzalez, convocato e probabile titolare, nonostante la contusione a un ginocchio, con annessi punti di sutura immediata proprio contro la Salernitana, se non ce la fa spazio all'Asic a completare il 4-4-2 del tecnico di Montemarano, frattali tra i pali, Gida Jim City nel cuore del pacchetto arretrato, più perrotta sulla corsia mancina, in favore di Asma che ha dovuto invece alzare bandiera bianca per vedere una contusione a una caviglia subita dopo 5 minuti del derbico e granata, spetterà invece a Crecco, in vantaggio su Sumare, rilevare lo squalificato Belloni sull'out sinistro, certo di una maglia pure Capitan D'Angelo, in mezzo sarà affiancato da uno tra Omionga e Paghera in ballottaggio. A destra, Verde che sta risollevando le sorti del lupo in attacco. Zero dubbi, avanti tutta con Ardemagni e Castaldo. E chiudiamo col basket. Scandone già clima derby di Capodanno con tanti record nel successo con l'Orlandina, tanti meccanismi utili per la crescita della squadra pronta al 2017. Si presentava come una gara da aggredire. L'obiettivo della Scandone contro l'Orlandina non poteva che essere quello di incanalare il match subito sul binario giusto, negando la ricerca di nuove fonti di gioco. Alla prima senza il leader Bruno Fitipaldo Avellino ha bloccato la Batland che ma ha inserito anche ulteriori meccanismi di squadra con un risultato che la dice lunga sul merito del successo e adesso si attende il derby con um, l'altra squadra campana andiamo a vedere questo servizio Ecco un derby di Capodanno che può dire tanto sulla prima parte della stagione sia per Avellino che per Caserta. In casa Biancovirde si sorride per il successo con l'Orlandina, ma lo sguardo è già rivolto al primo scontro del 2017. Pass finalite di Coppa Italia staccato, ma l'obiettivo degli ultimi 80 minuti del girone di andata è l'assalto al secondo e al terzo posto per il miglior posizionamento nel tabellone della Coppa Nazionale. La vittoria con la Betaland ha regalato diversi record ai lupi. Nel match di martedì scorso, Adonis e Thomas ha firmato la miglior prestazione personale. Season Egg da 24 punti per l'ala piccola di Memphis, che strappa anche il record personale di tiri realizzati: 9 di percentuale al tiro, con il 75% e la valutazione da 22 nel contesto di una gara da record al tiro per Avellino. Nei record societari ecco la nuova impronta di Marquis Green. Il playmaker di Philadelphia ha realizzato 15 punti contro la Petaland, un bottino che permette a Green di superare quota 2.500 punti in serie a 1.700. 22 solo in Canotta vellino. Green è il miglior realizzatore nella storia della Scandone ed è primo anche per presenze e minuti giocati. A Caserta è lavoro in palestra per il recupero fisico. Josh Bostic alzerà nuovamente bandiera bianca con il problema costante al ginocchio per Olek Ciz, che resta un tarlo per lo staff tecnico bianconero. Le due defezioni complicano ulteriormente il programma del derby per la passareggia, chiamata all'ultimo sforzo per l'accesso alle final Eight di Coppa Italia, una qualificazione che era ad un passo e ora in discussione. È tutto per questa edizione della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Vi auguro un'ottima giornata in compagnia dei programmi di Otto Channel. Arrivederci.